Fermati. Eccoci. Buongiorno, Heidi. Come mai sei già in piedi? Sei caduta dal letto? No, aspetto la zia. Stai aspettando la zia, Date. Ciao, Thomas. In anticipo oggi, come stai? Io sto bene, ma voi piuttosto, già fuori, come mai? No, niente di speciale. Vado in paese con Heidi. Potrei darvi un passaggio fino a Mayfield. Grazie, molto gentile. Brigatevi allora, tutte e due. Subito. Qui, Heidi, mettiti lo scialle, così non lo perderai. Io, caldo. Meglio sudare un po' che perderlo. Su, ora tieniti forte. Vai, Lot! Muoviti! Ma ditemi un po', come mai voi due ve ne andate in paese così di buon'ora? Che cos'è? Forse giorno di festa? O magari giornata di fiera, eh? No, no, porto Heidi dal vecchio dell'Alpe. A fare cosa? Resterà là. Io ho trovato un lavoro a Francoforte e lì purtroppo non posso tenerla. E così la piccola Heidi parte e non ha idea di cosa le capiterà. Dopo la morte dei suoi genitori, era vissuta con la zia Date e aveva sempre creduto che fosse la sua unica parente. Poi, a un tratto, tutti parlarono di un vecchio burbero, lo chiamavano il vecchio dell'Alpe, e questo vecchio dell'Alpe sarebbe stato suo nonno. E ogni volta che Heidi chiedeva che aspetto avesse quest'uomo, nessuno sapeva risponderle. Da tanti anni era sempre solo sulla sua montagna e nessuno sapeva niente di lui. Abbiamo fretta, Heidi. Bene, mi dispiace, ma devo lasciarvi qui. Grazie, Thomas, è già qualcosa. Si può sapere cos'altro stai facendo? Assaggiatela anche voi, è tanto fresca! Ti saluto, Heidi, e buona fortuna! Povera piccola, chissà cosa ne sarà di lei con quel vecchiaccio lassù in montagna. Vai, Lot! Deciderti a camminare un po' più svelta, Heidi? Heidi, ma dove ti sei cacciata? Non fare la lumaca, su! La salita è così ripida, sono stanca! Heidi, se non ci spicciamo non arriveremo mai lassù! Dai, sbrigati! Che hai? Sei stanca? Quanto manca? Ho tanto caldo, non ce la faccio più. È qui davanti a noi. Guarda, Heidi, ecco il paese. È là che sei nata. Sono nata là io. Ecco il campanile della chiesa. Vieni, Heidi, andiamo. Guarda chi si vede, Date, salve. Buongiorno.
Perché non entri un momento? Un'altra volta, abbiamo fretta. Date, guarda chi c'è, Date. Buongiorno. Ah, da quanto tempo non ti vedo. Ho sentito dire che hai trovato lavoro. Sì, devo andare a Francoforte. Cosa? E non mi dire che questa bella piccina è tua figlia. Non ho figli io. Questa è Heidi. Heidi? Quale Heidi? La figlia di Adelaide, la mia sorella maggiore. Non te la ricordi? Ma questa non è... Ma sì, è Date! Stava dicendo che questa piccola è la figlia di Adelaide. Allora devi essere la piccola Heidi. Ho sentito tanto parlare di te, piccina. Che cosa siete venuta a fare qui in paese? Stiamo andando dal vecchio dell'Alpe e porto Heidi da lui. Cosa? Dal vecchio? Non vorrei mica lasciare la piccola solo lassù con quel vecchio orso. Non ho altra scelta. Io ho trovato un lavoro a Francoforte e non posso tenerla con me. Quindi ora tocca al nonno occuparsi di lei. Cosa? Gli dai la bambina? Questa piccina mi fa proprio pena. Ma non è possibile, non puoi dire sul serio. E invece sì. Sono anni che non vediamo più quel vecchio orso. Non l'ha più visto nessuno qui in paese. Non viene più nemmeno a messa la domenica, è uno scandalo. Se almeno sapessi che cos'ha sulla coscienza per starsene così solo lassù. Ne sai niente tu. Date! Date, resta un po' con noi. Arrivederci. Quella donna è cambiata, non mi piace. Lasciare quella povera bambina in mano a quel vecchio. Devi essere proprio pazza, Date. Non mi interessa che cosa pensi di me e suo nonno, e adesso tocca a lui. Non si sa neppure che cosa faccia, potrebbe anche essere un poco di buono. Si fa vedere al massimo una volta all'anno qui in paese. E anche allora non parla con nessuno. Qualcosa non va lassù. Nessun uomo se ne starebbe tutta la vita solo come un cane in un angolo sperduto fra le montagne. Quel ragazzaccio. Oh, ti ha buttato per terra. Ti sei fatta male, Heidi? Vieni qui, fammi vedere. Tirati su. Date! Date! Heidi, aspettatemi! Senti, Date, io posso anche capirti. Ma comunque, io non lo trovo giusto da parte tua. Prova a metterti nei panni di Heidi. Sui monti dopo un bagno freddo. Ehi tu, bestiaccia! Dove sei? Si chiama bestiaccia. Aspettami! Perché corri tanto? Aspettami, ti dico! Non sono mica come la tua capra. Appunto. E poi non è la mia capra. Fatta male? No! Adesso ci sei cascato tu! Che fai? Ti rimetti a correre come una lepre! Non mi hai ancora detto come ti chiami! Non ti riguarda! Sono tutte tue le capre! Perché non mi aspetti? Si può sapere cos'hai? Date, ripensaci per Heidi. Il vecchio non ci sa fare con i bambini. Anzi, non ci sa fare con nessuno. Beh, imparerà. È ora che faccia qualcosa. Heidi! Heidi! Sta correndo dall'altra parte, sta correndo dietro a Peter. Sta in buone mani, lui è giudizioso. Heidi è abituata a badare se stessa. Se la caverà in un modo o nell'altro. Spero che non ti sbagli. Heidi è ancora così piccola. Ha solo 5 anni, ormai è abituata a te.
Un bambino non si può trapiantare così. Non si può fare nemmeno con le piante, lo sai bene. Urrà! Devo sempre correre dietro a tutti. Non mi va proprio più. Adesso mi levo questa robaccia che mi fa sudare. Urrà! Anche questa. Via! Adesso vedrai come corro. Come ti chiami? Allora, cosa dici adesso? Veloce. Da oggi conosci qualcuno che è più veloce di te. Dove stai correndo? Dal vecchio, abito là. Cosa? Abiti con quel vecchio orso? Sì, da oggi. Non ci credo, con quello nessuno ci starebbe. Che faccia buffa hai fatto. Ma dico, non hai paura? Perché? Ma non sai. Beh, lasciamo stare. Dove vai con tutte quelle capre se non sono nemmeno tue? Le porto sulla montagna e ci sto attento. E che ci fanno lassù? Niente di speciale, mangiano. E basta? Quella è la mia capra, mi ubbidisce come un cane. Allora abiti in quella casetta là dietro. Indovinato. Credo che sarà bene affrettarci. Dai, vieni. Arrivo! Così Heidi fa conoscenza con Peter il pastorello. E ben presto i due diventeranno amici. Peter conosce bene la montagna e Heidi lo sa e si fida di lui. Adesso ti devo lasciare. Pensa bene a quel che ti ho detto. Heidi non è fatta per la montagna. Meglio che la porti con te a Francoforte. Ciao! Arrivederci, Barbie. Zia Edith! Eccomi, arrivo! Heidi, come ti sei ridotta! Ma che cosa ne hai fatto dei tuoi vestiti? Li ho semplicemente levati, nient'altro. Li hai buttati via, ma... Che cosa ti è saltato in mente? Sentivo caldo e allora li ho levati. Che strane idee. Heidi, Heidi. Peter, sii bravo, riportaci i vestiti, ti dispiace? Mi dispiace, non ho tempo. Forse adesso hai un po' più di tempo? Sì, credo di sì. Lo vedi? Si trova sempre un po' di tempo. Farò in un momento. Vengo con te! Tu resti qui. Ecco fatto. Grazie, veloce come il vento. Thank you.
Là dietro c'è una casetta. Credo che siamo arrivati. Nonno! Nonno, siamo qui! Eccomi! Siamo arrivati. Scusa, sei tu il vecchio dell'Alpe? Sono io. E tu chi sei? Con chi ho il piacere di parlare? Con me. Andiamo bene. E questa è Heidi, è la tua nipotina. Certo che non la riconosci. E quando l'hai vista l'ultima volta, lei era appena nata, ricordi? Sei in ritardo. Non startene lì adesso, come se non sapessi contare fino a tre. Cerca di portare le capre al pascolo e fai in modo che mangino. Aspetta! Tu resta qui, ho ancora bisogno di te un momento. Bene, Date, dimmi pure cosa vuoi. Non hai certo portato la bambina fin quassù senza una ragione, ti conosco bene. Non posso più occuparmi di lei, la lascerò qui con te. Non c'è altra soluzione. Da 4 anni a questa parte mi sono occupata io di Heidi. Ho fatto quello che ho potuto, ma adesso tocca a te, nonno. Visto che hai le idee tanto chiare, non credi di dovermi spiegare che cosa mai se ne può fare un vecchio come me che vive in mezzo alle montagne di una ragazzina come questa? Dovrai arrangiarti. Non importa come, ma adesso è arrivato il momento che sia tu ad occuparti di lei. Quando morirono i suoi genitori, Heidi aveva solamente 1 anno. Adesso ha 5 anni ed è arrivato il momento che anche tu faccia qualcosa per lei. Bene o male, sei il parente più vicino. Heidi è la figlia di tuo figlio, non dimenticarlo. E se non vuoi tenerla qui con te, fanne quello che vuoi. Ma di quel che succederà, la responsabilità sarà tua. Scommetto che sei così duro di cuore che non ti importa niente di quello che ne sarà della piccola. A quanto pare non sai nemmeno che cosa voglia dire la parola responsabilità. Te ne stai nascosto quassù e non scambi una parola con nessuno. Ma chi credi di essere? Te lo dirò io chi sei. Un vecchio egoista. Taci! Non dire altro. Non te lo permetto. Vattene e non farti più vedere. Non mettere più piede su questa montagna o sarà peggio per te. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere, mi hai stancato. Lascia pure la bambina e vattene via. Non voglio più vederti. Arrivederci, Heidi. Fatti coraggio, piccola, e ti prego, cerca di capirmi. Andrà tutto bene. Addio, zia Date! Farò in modo di abituarmi a te, piccola. Per Heidi, in quel momento, non sembrò facile poter vivere con quel nonno. Perché lui doveva abituarsi a lei? Non poteva volerle bene subito? Heidi, infatti, aveva voluto bene al nonno fin dal primo momento.
Heidi non riusciva a capire perché quel gigante bianco, il padre di suo padre, prima di volerle bene, dovesse abituarcisi. Chissà, pensò Heidi, forse sarà un sistema dei grandi. Sono così difficili loro ad affezionarsi a qualcuno. Ma intanto Heidi era tutta presa dalla novità della sua nuova casa, dai suoi nuovi amici della montagna e dal mondo meraviglioso che la circondava.